Sconfitta che fa male perché è una partita in cui abbiamo dimostrato di avere qualità. Abbiamo giocato per larghissimi tratti della gara molto molto bene. Ci sarebbe stato stretto addirittura anche il pareggio, invece usciamo dal campo con una sconfitta. C'è grande delusione, però questa è una delusione che dobbiamo saper usare per prendere degli insegnamenti, migliorarli e guardare avanti. È successo che abbiamo preso un gol da palla inattiva, abbiamo preso un altro gol in una delle poche azioni che hanno fatto gli avversari e abbiamo preso un terzo gol dove eravamo in sette schierati al limite dell'area e dopo 2 minuti è stato dato un rigore, quindi nel caos finale non siamo stati bravi a gestire determinate situazioni e abbiamo pagato caro il prezzo di questi errori, perché penso che oggi il pareggio, come ripeto, ci sarebbe stato anche stretto. Ed è un peccato, però le partite purtroppo indietro non si può tornare, non si possono rifare e quindi guardiamo avanti. Ma penso a una partita in cui abbiamo dominato, e poi nel caos finale non penso ci siano state queste grandi pressioni degli avversari, azioni partite da episodi in cui avremmo potuto e dovuto gestire meglio, non siamo stati bravi a farlo e questo per noi deve essere un insegnamento perché comunque tante cose le abbiamo fatte bene, alcune meno bene. E quelle buone dobbiamo essere bravi a riproporle, quelle meno buone dobbiamo essere bravi a crescere e migliorare da questa grande delusione di questa partita. Per me i ragazzi per larghissimi tratti della gara hanno fatto una grandissima prestazione. Non siamo stati bravissimi in determinate situazioni, a leggere quello che si doveva fare, quello che si poteva fare meglio, però oggi penso che sia stata una delle migliori prove fino ai minuti finali in cui nel caos non abbiamo avuto la qualità e le letture per portare a casa una partita che avremmo meritato di portare a casa.